Meryl! Perdonami. Ho fallito. Mi sono arreso alla paura. Mi sono arreso al dolore. Ho venduto la tua vita per salvare la mia. Sono una nullità. Non sono l'eroe che credevi. Io non sono niente. Meryl, mi dispiace. Perdonami. Meryl non è più in grado di perdonare nessuno. Otacon. È andata, Snake. Per colpa mia. Penso che compiangerti renda la cosa più sopportabile. In questo modo puoi tenere il dolore a distanza di sicurezza. Che diavolo ne sai tu? Meryl è morta. Ho fallito. E allora? Resterai qui a morire. Insieme a lei. Snake. La gente muore. Ma la morte non è una sconfitta. Questo era quello che diceva Hemingway. Anch'io ho perso Wolf, ma non è stata una sconfitta. Io e lei saremo insieme per sempre. Non abbiamo perso niente. Insieme per sempre. Wolf è morta, è vero, ma il nostro amore non è morto con lei. La vita è più di una partita dove si vince o si perde, non credi? Viviamo, Snake. C'è un garage proprio dietro la prossima porta. Da lì possiamo raggiungere la superficie. Andiamo! Ho sbloccato tutte le serrature di sicurezza. Possiamo fuggire. Ti do la mia parola. Otacon, sei cambiato. Ho finito di guardare al passato. La vita non è una perdita continua, sai? Ci siamo. Sembra che quelli facciano in fretta solo quando si tratta di distruggere qualcosa. Bene, che distruggano pure. Ma non possono distruggere lo spirito umano. Ok. Andiamo. Meryl, spero che tu possa ancora vedermi. Forse riuscirò a dimostrarti di valere qualcosa dopo tutto. Avanti, sbrigati! Snake, fuori fa freddo. Congelerai conciato come sei. La mia tuta da infiltrazione. Faresti meglio a sbrigarti. Adesso sembri davvero tu. Sbrigati! Guido io! Capo, una telecamera di sicurezza! Non ci sono le chiavi! Ci sono, andiamo! È
ti puoi muovere? No, non riesco, sono bloccato. Che cosa sarà successo a Liquid? Non lo so, ma spero che sia morto. Liquid è morto. Oh oh. Snake! Significa che... Non ci pensare, Snake. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Snake, riesci a sentirmi? Colonnello! Stai bene? Colonnello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Arrestato? Sono riuscito a mettermi in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Da solo? Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. Gli F-117 e i B-2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. In ogni caso, il pericolo è finito. Grazie, Snake. Colonnello, riguardo a Meryl. Sì, lo so già. Colonnello. Meryl era... mia figlia. L'ho scoperto solo di recente. Ho ricevuto una lettera da sua madre, la moglie di mio fratello morto. Gliel'avrei detto non appena fosse finita l'operazione. Colonnello, io... Va tutto bene, Snake. Grazie lo stesso. Snake, mi spiace di averti nascosto molte cose. Non c'è problema, colonnello. Snake, non sono un colonnello. Sì, ricordo. Ho un regalo per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mei-Ling l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno, i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Scommetto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Neppure io. Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Va bene, Roy. Andrà tutto bene. Non preoccuparti. Ho una polizza di assicurazioni. Una copia stampata di tutti i dati di Mei-Ling. Finché resteranno in mia mano, io, tu e Mei-Ling non avremo problemi. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto, non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi, un giorno passerò a visitarla. Davvero, ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè? Una cosa su Fox Die. Ma io... ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Come sta? Non ti preoccupare. Ora ti passo Naomi. Snake, sono io. Naomi. Ho sentito di mio fratello. Mi spiace, ma aveva un ultimo messaggio per te. Eh? Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. Anche ha detto questo? Sì. E ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui. Da quando ha combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire.
Naomi, anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dai. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Che cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile. Ma la vita non è solo questo. Finalmente l'ho capito. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA. Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta. Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Proprio come i soldati genetici, puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi, ma non puoi renderli invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Fox Dai non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Lo pensi anche tu, Snake? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro, attraverso i nostri figli. La vita è un collegamento con il futuro, tutta la vita. Amandoci l'un l'altro e imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Finalmente l'ho capito. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Fino a oggi ho vissuto solo per me stesso. La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi sono preoccupato. Non pensarci, Snake. Tutti gli uomini sono così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo negli occhi la morte. Non lo so. Forse è scritto nei miei geni. Che facciamo ora? Voglio godermi la vita. Davvero. E che mi dici di te, Otacon? Di me? Io mi sento un uomo nuovo. Che cosa hai intenzione di fare? Continuerai le tue ricerche? No, ho chiuso con la scienza. Ora mi interessa di più la psicologia. Mi sembra una buona idea. Sai, non sono mai stato un granché nei rapporti con gli altri. Avevo paura delle persone. Avevo paura di vivere. Pensavo di non riuscire a capire gli altri. Erano così illogici. Ma alla fine ho capito come accettare una persona. Non ho più paura. Tu e io siamo più simili di quello che pensavo. Sono stanco di essere uno spettatore della mia vita. Ora sono pronto a viverla. Sono pronto a reggermi sulle mie gambe. Non mi voglio più nascondere. Ti togli la mimetica? Eh? Oh, sì. La puoi prendere tu. Allora, qui dobbiamo anche dire addio alle donne che amavamo. Vuoi che guidi io? No, grazie. Preferisco farlo io.
Nessun problema. Dove andiamo, Snake? Il mio vero nome è David Otacon. Io sono Hal, Dave. Oh, è vero. Hal. Hal e Dave. Questa è buona. Forse dovremmo fare un giretto su Giove. Tu cosa pensi di fare, Dave? Penso che sia tempo di dare una svolta alla mia vita. Una nuova via. Un nuovo scopo. Riuscirai a trovarlo? Lo troverò. So che lo troverò.